Amici sportivi, immagini che vi giungono dal campo sportivo Posto di Prato Lasera, settima giornata d'andata del campionato nazionale Under 16, riservato alle rappresentative di Serie A e di Serie B, sono in campo i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Latina. Passiamo subito alla lettura delle distinte. Partiamo come sempre dalla squadra che ospita l'Avellino, in completa tenuta bianco-verde, che schiera Pizzera tra i pali numero 1, 2 Caputo, 3 Caso, 4 Farinelli, 5 Pastina, 6 Sagna, 7 Garofalo, 8 Corcione, 9 Paudice, 10 Ferraro, 11 Sabatino. A disposizione pone Liguori, Domanico, Gargano, Tortora, Iovino, La Monica, Squillante e Stranese. Allenatore signor Dario Rocco. Il Latina schiera Alfieri numero 1, numero 2 Ruscetta, 3 Sabatelli, 4 Panzavolta, 5 Lorenzi, 6 Corelli, 7 Piermarini, 8 Regoli, 9 Casini, 10 Oriano, 11 Di Leleo. A disposizione Gallo, Tobia, Lisi, Mizzoni, Carella, Iannone, Di Fusco, Miele e Barcan. Allenatore signor Zuccarini. Dirige il match la signora Carmen Gaudieri, appartenente alla sezione di Battipaglia, coadiuvata dai signori Alessio Granato di Nola e Nicola Tarantino, anch'egli di Nola. Partiti proprio in questo momento, Avellino nel corso di questo primo tempo attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Questa partita è stata preceduta dal match Avellino-Latina Under 15. La sfida tra pari età ha visto la formazione dell'Avellino per 3-1 su Latina. In avanti la formazione ospite ora, rimessa laterale per i puntini, con le mani Sabatelli. Il match è iniziato da 40 secondi. Ruba palla il numero 10 Ferraro. Prova a distendersi la formazione di casa. Il lancio di Ruscetta, la sfera che giunge a Pizzella, l'appoggio per Pastina, il lancio del numero 5 Biancoverda, sfera che si spegne tra le mani di Alfieri. In campo ci sono i calciatori in distinta, ci sono i calciatori nati nell'anno 2001. Fallo commesso da Piermarini. Calcio di punizione per l'Avellino. Garofalo. Avanza Garofalo. Va giù il numero 7 bianco-verde. Richiama l'attenzione del direttore di gara che sorvola sulla sua caduta. Oriano. Il lancio di Ruscetta, Farinelli, Corcione, Ferraro, avanza Ferraro, prova il dribbling, intervento di Lorenzi in spaccata, regolare, va giù Piermarini, si continua a giocare, ora Caso, palla ancora per il numero 3 bianco-verde. Il sinistro ad incrociare di Paudice, la respinta di piedi di Alfieri, ancora Paudice, palla sull'esterno della rete, prima occasione per l'Avellino che cade al secondo minuto di gioco. Il doppio tentativo di Paudice, maglia numero 9, non ha sortito però gli effetti sperati, da prima l'intervento di piede sul primo palo di Alfieri e poi la conclusione sull'esterno della rete, anche se l'impressione che sul secondo tentativo Paudice si è terminato in fuorigioco. Ecco perché il direttore di gara ha assegnato il calcio di punizione a Latina. Messa con le mani in favore dell'Avellino con Caputo. Ferraro. Va giù, calcio di punizione per i campani. Ecco Caso. Palla nel cerchio di centrocampo, Farinelli, viene fermata l'avanzata di Spina, il break del Latina che prova a distendersi, l'allungo di Corelli, rincorre la sfera di Lelio, c'è rimessa laterale per
la formazione della Latina. Pronto Sabatelli ad andare alla battuta. Di testa Casini, commesso fallo però l'attaccante del Latina, che non riesce a capacitarsi. Chiede spiegazione al direttore di gara. Riparte il team di casa con Pastina. Corcione, Pastina, Pizzella, Pastina. Il dribbling del numero 5 che con autorità, con personalità, elude l'intervento degli avversari, ma la Latina recupera la palla sulla tre quarti. Libera la retroguardia biancoverde. Lorenzi. Il rimpallo alla fine, c'è rimessa laterale per il team nerazzurro. Quarto del primo tempo. 0-0 tra Avellino e Latina. Lo scatto di Ferraro che entra in aria. La conclusione di Ferraro, si distende Alfieri e poi libera un difensore nerazzurro. Avellino ancora pericoloso. Nel giro di pochi minuti la squadra allenata da Dario Rocco ha creato due pericoli alla porta della Latina, da prima con Paudice ed ora con Ferraro. Lo scambio nello stretto dei calciatori puntini. Pastina ha intercettato Piermarini, messo giù irregolarmente, calcio di punizione assegnato ai laziali dalla signora Carmen Gaudieri, appartenente alla sezione di Battipaglia. Dunque fischietto femminile quest'oggi a Prato La Serra. Di sesso maschile entrambi gli assistenti, e ricordiamolo, sono Alessio Granata di Nola e Nicola Tarantino sempre di Nola. Piazzato per la formazione ospite c'è Guscetta sul punto di battuta, sesto del primo tempo. È pronto il numero 2 in maglia nerazzurra. La battuta di Ruscetta, palla in aria. Alla fine la allontana Caputo. La sfera resta in campo, sempre giocabile, sempre Caputo. Il rimbalzo, poi in Latina si gioca in un fazzoletto di campo. Sagna non riesce ad allontanare in maniera decisa il pallone. Latina che resta in zona d'attacco. Va a recuperare la sfera il numero 3 Sabatelli. Ancora Sabatelli che tenta il cross. Il gioco è stato interrotto. Calcio di punizione per l'Avellino. Sfuma questa opportunità per la squadra allenata da Zuccarini. Siamo al settimo, sempre 0-0 tra Avellino e Latina. Formazione di casa pericolosa almeno in un paio di circostanze. Pasticcia Pastina, ne approfitta il numero 7 Piermarini. Alla fine è lo stesso numero 5 Biancoverde che va a rimediare ad un suo errore in fase di impostazione. Non è stato deciso Piermarini nell'avanzata dopo che il numero 7 è riuscito a soffiare il pallone all'avversario. Calcio d'angolo per il team nerazzurro, la battuta bassa, palla fu quasi in aria, quasi un calcio di rigore in movimento, la conclusione di Di Lelio, palla alle stelle. Ha avuto però libertà di calciare il numero 11 di Zuccarini. Se l'è perso l'Avellino. Il tiraccio di destro, palla sparacchiata sugli spalti, sui gradoni del settore retrostante la porta difesa da Pizzella. Corcione scambia l'Avellino, ora Garofalo, lotta Garofalo, il rimpallo favorisce l'Avellino. Garofalo
Garofalo non riesce a venire via. Oriano, Di Lelio, cambia gioco la formazione ospite con Piermarini in azione. Pallone filtrante all'altezza della lunetta. Adesso il contropiede orchestrato dai biancoverdi sull'asse Ferraro-Garofalo. Ancora Garofalo che porta palla, va giù numero 7 biancoverde che protesta nei confronti del direttore di gara per la concessione non avvenuta del calcio di punizione. Gesto di stizza il numero 7 campano. Rimessa per il Latina, siamo già sull'altro versante. Nono del primo tempo, 0-0 qui a Prato La Serra tra Avellino e Latina. Match valido per la settima giornata d'andata del campionato nazionale Under 16, riservato alle rappresentative di Serie A e di Serie B. Il dribbling di Oriano, che finisce però col servire un compagno, anzi trattavasi di Dilelio. Toccato duro il numero 3 campano Caso, calcio di punizione per l'Avellino. La battuta di Pastina, Sagna, Caputo, Sabatino, Panzavolta, Sabatino per l'Avellino, rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Altra rimessa laterale per gli uomini di Mister Rocco. È intercettato per un attimo Sabatelli. C'è similitudine di cognomi tra Sabatino e Sabatelli. Pastina. La verticalizzazione di padroni di casa. L'uscita di Alfieri protetto da Lorenzi. L'appoggio di Alfieri a beneficio del numero 4 Panzavolta. Ora Sabatelli. La manovra della Tina, palla irraggiungibile per Piermarini. Pallone fuori misura. Gesto d'intesa di Piermarini all'indirizzo dei compagni. Prova a ripartire l'Avellino. Caputo non riesce a venire via al numero 11 di Lelio. Si rinnova il duello, alla fine c'è Ferraro in movimento per l'Avellino. Porta palla il numero 10, rincorre la sfera il numero 11 Sabatino, rimessa laterale bianco-verde, alla battuta il numero 2 Caputo. Si fa vedere Paudice. Alla messa sul fondo. 0-0 quando siamo giunti al dodicesimo del primo tempo. Dopo qualche fuoco pirotecnico dell'Avellino all'alba del match, ora la partita vive una fase di studio quasi di stanca. Piermarini perde palla sul pressing Regoli ma subisce fallo numero 8 Latino. Gioco interrotto, calcio di punizione per gli ospiti. Ecco Regoli che è ricevuto da Oriano. Lancio di Regoli, incorre la sfera Piermarini, riesce a mantenere il pallone in campo, anzi no, rimessa laterale per la squadra dell'Avellino. Con le mani la battuta di Caso, la spizzata di Garofalo che però mette in moto gli avversari. Corelli, Di Lelio, l'ultimo tocco è suo, la rimessa è assegnata agli Irpini, a disposizione di mister Dario Rocco e i suoi. Errore nella battuta della rimessa laterale, fallo ora per il Latina.
la battuta di Sabatelli, l'allungo tentato per Casini, palla allontanata, rimessa per il Latina. Ora Oriano ha provato l'inserimento in palleggio di Lelio in area, è stato però fermato. Ora Farinelli deve guardarsi dall'attacco del numero 3 Sabatelli, va giù numero 4 Irpino, ma c'è semplice rimessa laterale per la formazione di casa. Corcione, Corcione ancora, c'è caso, la fida di corpo di Paudice, la conclusione sbilenca, debole, innocua per l'attaccante biancoverde, palla che si spegne tra i guantoni di Alfieri, il quale invita i suoi a risalire il campo. Alfieri al rilancio, controllo errato del pallone da parte di Dilelio. Ora c'è Caputo per i campani, attaccato da Dilelio. L'azione di disturbo però favorisce ancora l'Avellino. Panzavolta. La serie di errori sia da una parte che dall'altra. Pastina, alza la testa, rilancio di sinistro del numero 5 Campano a cercare lo scatto di Paudice, fallo su Lorenzi, calcio di punizione per i Pontini. Si spiegano il direttore di gara e il numero 10 biancoverde Ferraro. Bisogna ripetere la battuta del calcio piazzato. Sedicesimo del primo tempo, 0-0. La battuta di Corelli, il colpo di testa di Casini, Paudice per l'Avellino. Va giù Caputo, sorvola il direttore di gara che ha giudicato fortuito lo scontro tra Caputo e l'avversario. Allontana Sagna con decisione. Si distende Latina con Oriano, l'appoggio sulla destra per Piermarini, fermato da Caso che gli sbarra la strada. Palla messa in faro laterale, rimessa con le mani per la formazione della Latina che si dice sportivamente, palla all'Avellino. Pizzella, Pastina, Corcione, Sagna, rischia nel pressing, Sagna se la cava e riesce ad allontanare in qualche modo. Calcio di punizione per la formazione padrona di casa, che dopo le due buone occasioni capitate agli albori del match non è più riuscita a rendersi pericolosa. Corcione, Pastina, lancio di Pastina, pallone buono per Garofalo che prova ad accentrarsi, viene fermato, ha cercato il tocco di suola Garofalo, ha capito tutto però Oriano e niente contro l'avanzata. Palla allontanata da Sagna, c'è Sabatelli, intervento di Sabatino, palla sul fondo, nulla di fatto anche in questa circostanza. E pronto a rilancio Alfieri, classe 2001,
lancio dell'estremo difensore Puntino. Una serie di spioventi. Impalli che da prima favoriscono l'uno e poi l'altra squadra. C'è rimessa laterale per la squadra allenata da Dario Rocco. Oriano. Lo scatto di Lelio, inseguito da Caputo, ancora di Lelio, si rinnova il duello 3-2. Ancora il numero 11 di Latina che va giù. Anche in questo caso il direttore di gara interpreta in maniera anglosassona l'intervento di Caputo, lasciando correre. Panzavolta. Regoli. Ruscetta. C'è Piermarini, dal fondo crossa, palla bassa, la sfera che rimane in aria, anticipato di un soffio il numero 9 Casini, se la cava l'Avellino. Ancora Latina con Oriano. Attenta la difesa biancoverde, va giù Garofalo che con scaltrezza guadagna un calcio di punizione. Oriano. Paudice, ora Ferraro, steso irregolarmente dal numero 5 Lorenzi, calcio di punizione per la formazione in maglia verde. Esige il rispetto della distanza regolamentare il numero 5 Pastina. La rincorsa del centrale difensivo, due uomini in barriera sistemati da Alfieri, prende la mira Pastina, la conclusione di sinistro, palla abbondantemente alta, è il 21esimo del primo tempo. Il calcio di punizione di Pastina, palla alta sopra la traversa, si resta sullo 0-0. Ennesimo rinvio di Alfieri. Ricordiamo che la frazione di gioco ha una durata di 40 minuti. Sabatelli è indietro per Pizzella. Ancora Sabatelli, Di Lelio, Oriano, intervento di Caputo, messa laterale per i nerazzurri, avanza la squadra di Zuccarini, di testa l'allungo, la verticalizzazione di Regoli dove non ci sono maglie nerazzurre, può ripartire l'Avellino, Ferraro, porta palla. Audice non riesce, il pallone di ritorno a beneficio di Ferraro, reimposta la formazione di Zuccarini che sbaglia. Panzavolta, Sabatelli, Di Lelio, ancora Panzavolta, stavolta opta per il lancio lungo. Numero 4 nerazzurro, Caputo è ancora attento che sta disputando un'ottima partita. Ora Ferraro, la verticalizzazione per Paudice, difende palla e alla fine la sfera è preda di Alfieri. Il tocco corto a beneficio di Ruscetta che va a rilancio di destro. Pastina anticipa l'avversario, una serie di batti e ribatti. C'è un po' di confusione in campo. L'intervento risolutore di Lorenzi che stava rincorrendo il pallone unitamente a Paudice. Fallo sulla tre quarti. Calcio di punizione per l'Avellino.
La scorrettezza è stata commessa dal numero 9 nerazzurro Casini. Il lancio di Ferraro. Ora Paudice, controllo di testa, il palleggio è entrato dall'attaccante che viene fermato per l'ennesima volta. Si sono strette fatalmente le maglie nerazzurre. Ora Corcione, si rialza intanto Paudice. Corcione, di testa allontana Lorenzi, ma l'Avellino insiste, siamo solo a tre quarti. Ferraro prova il dribbling, fermato anche Ferraro. Piermarini. Ruscetta a spazzar via. Casini intanto aveva messo in moto Piermarini. Attente che difese. Ferraro. La conclusione di destro di Paudice. E Alfieri. Devien corner con uno splendido colpo di reni. 24esimo. Da segnalare la conclusione di Paudice dalla distanza. Attento Alfieri che con la mano destra ha deviato il pallone oltre la trasversale. Azione degna di nota questa. Un altro tentativo di Paudice. E Alfieri, ancora una volta, a negargli la gioia del gol. Calcio di punizione per l'Avellino. Prova ad insistere la squadra di Rocco. Messo giù Corcione. Ci proverà sul calcio piazzato il team di casa. Dovrebbe essere sempre Pastina il battitore, sì è lui. Si avvicina a Corcione, vediamo se gli cede l'incombenza nella battuta. Invitato dall'arbitro Pastina a sistemare il pallone sul punto preciso. No, sarà Corcione probabilmente a tentare la conclusione della distanza. Folta la barriera sistemata su Alfieri. Sistemata da Alfieri, conta i passi, l'arbitro donna, la signora Carmen Gaudieri di Battipaglia. Posizione ideale per un sinistro, infatti è pronto all'esecuzione Corcione. Azione di disturbo in barriera da parte di Sabatino. Il sinistro di Corcione, il rasoterra, la respinta corta di Alfieri. E poi di un soffio viene anticipato Paudice dal numero 2 Ruscetta, vedino ancora pericoloso. Si è lasciato sfuggire il pallone Alfieri. Si è salvato in corner in Latina con l'intervento previdenziale di Ruscetta ad anticipare l'appostato Paudice. Palla ancora in aria, altro colpo di testa stavolta di Pastina, l'uscita di pugni di Alfieri. Si infiamma il match, soprattutto per merito dell'Avellino che nel giro di qualche secondo ha costruito due importanti occasioni da rete. Di testa panzavolta quasi si scontra con il compagno. Calcio di punizione per la formazione pontina. 0-0, 27esimo del primo tempo. Ci avviciniamo a grandi passi alla mezz'ora di gioco. Oriano fallisce il palleggio. Intervento in gamba tesa di panzavolta su Ferraro. Calcio di punizione stavolta per l'Avellino. Le indicazioni di mister Zuccarini ai suoi. Piazzato per i campani. 27esimo, 28esimo ora al nostro cronometro. Ecco il cross in aria, si lotta nei pressi della lunetta, ha provato a girarsi Garofalo, è stato murato, alla fine termina giù Casini. Altra interruzione, calcio di punizione per il Latina, la battuta subitanea di Lorenzi, appoggio per panzavolta, ora Sabatelli. Oriano, c'è Ruscetta da gira sulla destra, il lancio di Ruscetta, la posizione di Casini è regolare ma è netto vantaggio Pizzella che ha letto bene la traiettoria della sfera e l'ha bloccata in uscita.
Ora Garofalo, Audice, Ferraro, testo senza pretese, quello di Ferraro, di fatto è un altro passaggio al portiere avversario. Alfieri già protagonista in qualche circostanza, si è ben disimpegnato sulle conclusioni di Paudice. Ancora piazzato per il Latina, è pronto Sabatelli alla battuta del calcio di punizione. Trentesimo, lo spiovente. Si accontenta della rimessa, Cruscetta, e fa male perché l'ultimo tocco è di un suo compagno. Con le mani ha diritto di battere l'Avellino. Ma giù Paudice, tutto regolare. Riparte il Latina con il numero 5 Lorenzi. Lancio di Corelli. Ecco Piermarini di tacco. Aveva provato ad innescare Regoli. È capito tutto però il numero 3 Caso. Può ripartire l'Avellino. Fallo ancora commesso da Ruscetta sul numero 10 Ferraro. Calcio di punizione per il Latina. Ha sbagliato in impostazione l'Avellino, ha rimediato Corcione per i padroni di casa. Sabatino non riesce a far suo il pallone, rimessa con le mani per il Latina. Gara molto spezzettata questo assolato pomeriggio di Pratolasera. Corcione, Paudice, Ferraro si allunga il pallone, peccato, tra l'altro non si era nemmeno avveduto della presenza solitaria alla sua sinistra di Garofalo. Pallone schizzato via. 31esimo, 10 minuti e poco più all'intervallo. Piermarini prova con i suoi movimenti a cogliere di sorpresa Caso, che alla fine è costretto a mettere il pallone in faro laterale. Intanto è giù Casini, attaccante del Latina, direttore di gara, anzi la direttrice di gara, richiama l'attenzione dei sanitari nell'azzurri per consentire a Casini di essere soccorso. Dolorante l'attaccante Pontino. Ovviamente Gaudieri te racconto il computo dei minuti di recupero, lo ricorderà. Molto probabilmente Casini ha subito un colpo sulla fiancata sinistra. Si rialza l'attaccante nerazzurro, che però deve uscire dal rettangolo di gioco. Ed il Latina, sugli sviluppi di questo, di questa azione d'attacco, si ritrova privo del suo numero 9. 32esimo, 0-0. Ecco il fischio del direttore di gara, riprende l'ostilità. C'è calcio d'angolo per la squadra ospite, la battuta del tiro dalla bandierina, non ha trovato il pallone un calciatore nerazzurro. Tentativo di girata fallito. Ruscetta ha mancato il pallone. Altra interruzione, gioco molto spezzettato quest'oggi. Questa sfida valevole per la settima giornata del campionato nazionale under 16 di calcio. È pronto con le mani di Ruscetta. Ancora il numero 2 nerazzurro. Guadagna un calcio di punizione. Latina molto pericoloso sull'asse Ruscetta
Piermarini, la battuta dello stesso numero 2 nell'azzurro. Si cambia, ecco Panzavolta, poi Sabatelli, allontana Garofalo. Siamo proprio nei pressi della panchina biancoverde. Calcio di rimessa assegnato a Latina. Lo scambio nello stretto da parte degli ospiti. Garofalo avrebbe commesso fallo di mani. Calcio di punizione e giallo per Garofalo. Primo ammonito di questa partita. Non è stato tollerato il fallo di mani da parte del signor, della signora Carmen Gaudieri di Battipaglia. È scattato anche il giallo. Occasione per il Latina, che batterà un calcio di punizione con Ruscetta. La lunga rincorsa di Ruscetta potrebbe trattarsi di uno schema. Ci sarà il tocco corto, possibilmente per il numero 2, il balzello di Ruscetta e raso terra. La presa facile di Pizzella in tuffo. Il rilancio dell'estremo difensore avellinese in completa tenuta rossa. Palla ricacciata nella metà campo irpina. A sua volta Sagna l'allontana. Ricorre il pallone Panzavolta. L'uscita di Alfieri, coraggiosa. Nei pressi del vertice basso dell'area di rigore. Il lancio di Ruscetta, lo scatto di Casini che si è ripreso dal colpo ricevuto in precedenza, ma è terminato in fuorigioco. Attaccante di Zuccarini. Calcio di punizione per l'Avellino. Casini è scattato al di là di tutti i difensori biancoverdi. Pronta la segnalazione dell'assistente di destra dell'arbitro. Messa con le mani a beneficio degli ospiti, pronto Ruscetta. 36esimo, 4 minuti al 40esimo più recupero. Palla direttamente spedita in tribuna. Ruscetta con le mani. Corelli, Sabatelli. Appoggio per Di Lelio. Sbaglia Di Lelio. Uriano, questione ribattuta. Una serie di colpi di testa. Alla fine Casini riesce a liberare per Sabatelli. Regoli. Panzavolta. Sabatelli. Lancio in avanti. Caputo non riesce ad evitare che la palla fuoriesca. Rimessa per i Pontini. Cambio di gioco. Ruscetta controlla di destro, poi c'è Regoli all'altezza della tre quarti. Occhio a Di Lelio, terminato in fuorigioco. Dispera Di Lelio, l'arbitro è irremovibile nell'arrestare la giocata del numero 11 nerazzurro. Calcio di punizione per l'Avellino, 38esimo. Pizzella, rinvio di destro. Rincorre il pallone Pastina,
in qualche modo Pizzera la fa sua, con qualche complicazione. Sagna fa direttamente il fallo laterale, lancio completamente errato, fuori misura del numero 6 Campano. Altra rimessa per il Latina. È pronto Sabatelli. Controlla male Di Lelia e si rammarica con se stesso. Rimessa laterale per l'Avellino. All'indietro l'appoggio di Capitan Corelli. Sbaglia tutto Ruscette. Rimessa con le mani per l'Avellino. In testa la colpisce ancora Ruscette. Lotta Piermarini. Ultimo tocco da parte di Corcione. Rimessa laterale per la formazione ospite. Occhio a Casini. Allungo per Oriano. Ora Regoli. Capitan Corelli. L'appoggio per Sabatelli. Il dribbling di Sabatelli. Il cross però non è un granché. La pressione è basso e facilmente percepibile da parte degli avversari. Attenzione al movimento di Garofalo che ora si accentra. Ferraro carica il destro. Ferraro! La palla che scheggia la traversa. Il destro è il numero 10 biancoverde. E il pallone che ha toccato la parte alta della traversa. Avellino ancora vicino al gol. 40° del primo tempo. La conclusione di Ferraro dalla distanza. Stavolta Alfieri sembrava fuori causa. È stato fortunato. Il pallone ha timbrato la facciata alta della traversa e si è spenta sul fondo. Rimessa ora per il Latino. Il duplice fischio della signora Carmen Gautieri a sanzionare la sospensione delle ostilità. Si va negli spogliatoi. Avellino 0, Latina 0. A risentirci per il commento del secondo tempo.